Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Finalmente iniziamo una nuova serie, Mafia 3. Ve lo dico subito, questa serie sarà in vecchio stile, quindi piena di approfondimenti sulla storia, i personaggi, anche tutti quelli che abbiamo incontrato negli altri Mafia. Tanti momenti didattici, ma soprattutto tanto divertimento. E ragazzi, mi piacerebbe che lasciaste un mi piace, lo so che vi prende quel secondino in più, però vorrei che supportaste questa serie. Anzi, facciamo un gioco: se questo video supererà i 20.000 mi piace entro oggi pomeriggio, vi giuro che oggi caricherò tre video, uno questo, uno alle 17 e uno alle 20. Questo è un gioco molto interessante, soprattutto per noi amanti delle belle storie. Ragazzi, che altro dire, iniziamo anche quest'altra serie, siete pronti? Dai! Vai ragazzi, siamo nella Louisiana del 1968, subito dopo la guerra del Vietnam, e saremo dei reduci di guerra, pronti! New Bordeaux, una città moderna coi valori tradizionali del sud. Non avevo previsto fino a dove si sarebbe spinto. Cos'era pronto a fare? Visita lo Morgan Freeman French World e gusta la cucina locale in uno dei nostri ristoranti di lusso. E dai? Non bastava ucciderli. Lincoln Clay li ha usati per mandare un messaggio. Oh, passa il pomeriggio al Bayou e immergiti nel suo splendore naturale. Sal Marcano non aveva idea di quello che avrebbe scatenato. New Bordeaux. Divertimento sicuro per la famiglia. Sceglila per le prossime vacanze. Oh, sembra che stanno alternando questa cose belle e cose. Sopravvissuta alla guerra del 1812, alla guerra civile, Dio sa quanti uragani. Ma quando Lincoln Clay decise di attaccare la mafia, inflisse più danni di tutte le guerre e gli uragani messi assieme. Boom! Ragazzi, che incipit! Siamo Lincoln Clay, è il nostro protagonista. Abbiamo attaccato la mafia. La madre di Lincoln lo abbandonò nel 1947, quando aveva più o meno 2 anni. Pare che lei fosse dominicana. Ha sempre pensato che il padre fosse bianco, forse italiano, non che importasse. A quei tempi, se sembravi nero, eri nero. Un po' come oggi, in fondo. Rimase all'orfanotrofio fino al 1958. Lei quando conobbe Lincoln Clay? Nel 1966. Gestivo le operazioni segrete dal Laos per la CIA. Mi venne prestato tramite una task force congiunta CIA-Dipartimento della Difesa. Era un bambino tranquillo. Un bravo bambino. 2 Purple Heart, una Bronze Star e la Distinguished Service Cross. Ha servito il paese con onore ed eccellenza. Quando la città chiuse l'orfanotrofio, iniziò a frequentare Sammy Robinson. Sammy comandava la mafia nera a Delray Hollow. Non che mi facesse piacere, ma gli orfani di colore non avevano molte possibilità allora. Interessante, interessante. I ragazzi come Lincoln, che sono stati abbandonati, sono sempre alla ricerca di una casa. Di un posto in cui sentirsi a casa. Credo che pensasse di trovarla nell'esercito. Il problema è che, una volta persa, poi non la ritrovi più. Quando tornò dalla guerra, Lincoln andò a vivere a casa di Sammy. E Sammy doveva parecchi soldi alla mafia italiana. Quindi gli serviva l'aiuto di Lincoln. È un vero peccato ciò che è successo. Mi spezza il cuore. No, no, adesso ci dici che è successo. Ragazzi, abbiamo avuto un po' l'infarinatura di che cosa sta succedendo. Chi è Lincoln Clay, il nostro protagonista? Qui possiamo dare da mangiare agli alligatori. Comunque, avete sentito? Adesso vi faccio un po' una breve riassunto, ma vabbè, l'avete appena sentito. Eccolo qua, è lui il nostro protagonista. Dico comunque che è una delle cose più folli che abbia mai sentito. Usare dei soldi veri per derubare un posto. Cazzo, no, non sono soldi nostri. Vengono da Scalesta. E poi non sono niente rispetto a quelli che tireremo fuori di là. È tutta qui la roba da bruciare? Già. Prendi le chiavi del camion e portiamo via il culo da qui. Ok, Little Tony.
Ragazzi, inizia ufficialmente la nostra avventura su Lincoln, Mafia 3. Prendi le chiavi. Eccolo qua, Lincoln, il nostro protagonista, l'ho detto tipo 100 volte dall'inizio. Comunque, siamo qui, dobbiamo prendere le chiavi, stiamo facendo un qualche sorta di colpo. Ma avete sentito un po' l'infarinatura sulla vita di Lincoln? Era un orfano che si è ritrovato ad essere accolto. Non sono sicuro di volerlo lasciare che così. Che cazzo? È arrivato col furgone, come avevamo chiesto. È arrivato col furgone. Il tuo socio per non creare problemi. Ma se hai dei dubbi, perché rischiare? È vero, se ho dei dubbi, perché rischiare? Potrei ucciderlo. Però ragazzi, in mutande così mi piace di più. Allora, eccole le chiavi. Dicevo, era un orfano, si è ritrovato a essere associato a un certo Sammy, che era il capo della mafia nera. Penso mafia nera, nera nel senso di colore nero. Dobbiamo muoverci, hai le chiavi, quindi guida. Ok, Forza, guido io. Leviamoci dalle palle. Ok, ragazzi. Però, ragazzi, siamo anche degli ex militari. Abbiamo fatto la guerra del Vietnam e... La guerra del Vietnam non è stata per niente una guerra facile, soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, ha lasciato molti strascichi sui soldati, ci hanno fatto tantissimi film, tantissime cose su questa questione. Però io adesso voglio fare una cosa, perché andiamo, l'ho vista fare. Io direi di far sparire questo corpo e guardate un po' come lo facciamo sparire. Intanto però, siamo tornati da questa guerra e ci ritroviamo un po' nei casini, perché Sammy, il nostro mentore della mafia nera, deve un po' di soldi alla mafia, quindi probabilmente... Mi piace lo stile documentario con cui ci stanno raccontando la storia, perché avete visto... Quanto te lo vuoi portare a spasso? Dobbiamo muoverci! Dai, un attimo, lo voglio buttare qui. Vediamo un po' se succede quello che ho visto. Oh, guardate, guardate! Oh! Merda! Ci rimango ogni volta! L'abbiamo dato in pasto agli alligatori, vabbè. Che cose belle vi fa vedere il vostro Mike. Ragazzi, avrete notato, non c'è la facecam perché vi avevo detto che era in vecchio stile. E vecchio stile sia. Quindi diamo spazio al gioco in primis. So che molti magari non mi conoscono e quindi magari non possono apprezzare questa cosa, ma io le serie le ho sempre fatte così, per un gusto estetico di... Guida bene verso la città. Non certo. Vogliamo poliziotti attaccati al culo. Eh già. Tra l'altro prima, ragazzi, Giorgi, il tizio qui, Little Tony, ha parlato di scaletta. Che sia Vito Scaletta? Il 5%. Circa, ma non potrà spenderli. I federali lo terranno d'occhio per il resto della sua vita. Forse gli andrebbe meglio se lo uccidessimo e basta. Se c'è una cosa che ho imparato in Vietnam, è che è sempre una buona idea sventolare qualcuno usandolo per attirare l'attenzione. Poi si scappa. Dimmi un po', qual è la cosa più assurda che hai visto laggiù? Meglio se non lo sai. Senti, io sono un contribuente e ho il diritto di sapere come vengono spesi i miei soldi. Ah, Giorgi Marcano paga le tasse. Certo che sì, cazzo. È così che hanno beccato Al Capone. Non voglio finire al fresco per una stronzata simile. Allora, vuoi rispondermi o no? Eravamo sulla costa del Quang Nai a far evacuare i civili prima che arrivasse il nemico. Comunque, li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. No! Attirerai gli sbirri. Attirerò gli sbirri. Non lo so, non ho visto il muro. Sono andato dritto. Comunque, li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. Aveva un bambino sotto un braccio e sotto l'altro un maiale. Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice che può portare solo uno dei due. Quindi lancia il bambino in acqua. Il soldato si incazza. Dice a qualcuno di tuffarsi a prenderlo. Urla addosso alla donna, le chiede cosa cazzo le fosse saltato in mente. Sai cosa gli ha detto? Gli ha detto: posso sempre fare un altro bambino. No! Cristo santo! Ma davvero? Sei tu che hai insistito. Credevo che mi avresti raccontato la storia di un tizio a cui era saltato in aria il cazzo o roba del genere. Porca puttana! Non era colpa sua. Non è come pensi. Le condizioni lì... Cristo, pensaci. Un giorno hai del bestiame e ti occupi del tuo riso. E il giorno dopo è tutto raso al suolo dalle bombe. Se la metti al muro, la gente fa di tutto pur di sopravvivere. Spero almeno che quel maiale fosse ottimo. Beh, non lo sapremo mai. Comunque, ragazzi, vedete, questa è un'altra storia. Non gradiranno vederti entrare così armato. No. Lascio tutto sotto il sedile. Eh no, penso, ragazzi, che il fatto che noi siamo neri sia un bel... grosso problema in una Louisiana. Vediamo se questi documenti falsi valgono del 1968. Anche perché, ragazzi, questo c'era una forte componente razziale, c'era molto razzismo, soprattutto negli Stati Uniti. Vabbè, ragazzi, questa è tutta storia. Ci saranno i momenti didattici, arriveranno, tranquilli. Questa è solo la prima puntata.
Andate alla banchina di carico. E dai, ci hanno fatto passare. Non abbiamo ben capito che cosa stiamo facendo e perché. Non sono proprio capace di tenere a freno la lingua, eh. Non è la prima volta che mi chiamano negro. Lo so, e sappi che se lo faccio anch'io non è una cosa personale. Quello che mi interessa è mettere le mani su quei soldi. Dicevo, ragazzi, non stiamo capendo bene che cosa stiamo facendo e perché lo facciamo. Perché è iniziato tutto così. Abbiamo visto una intro dove c'era un prete, penso che ci conosceva abbastanza bene, che ci raccontava un po' qual era la storia di Lincoln. Abbiamo però visto tipo un tizio in un interrogatorio. Segnale per muoverci e quando dico qualcosa sul caldo. Tutto a posto. Ok, che ci ha fatto invece un'infarinatura, che è la parola più bella che ho utilizzato in questo inizio video, sulla sua carriera, la carriera di Lincoln militare. E poi c'era tipo un professore, un tizio che raccontava la storia. Però com'è finita la storia? Perché ha detto Lincoln ha attaccato la mafia e tutto il resto. Questa merda qui. Azione positiva. Ma che cazzo vuoi, oh? Sai com'è? Questo paese sta finendo nel cesso. Ma che vuoi, oh? Questo arriva, dici le cose. Tu invece vai e prendi quelle borse sul furgone. Portale all'inceneritore. Vabbè, oh, mamma mia, oh. Cioè, ho capito se sei razzista, però. Quanto avete addosso? $238,546. Piccolo taglio. La signorina Gale ti chiamerà in ufficio quando avremo fatto e ti confermerà la consegna. Grazie mille. Vabbè, non capisco perché dobbiamo andare all'inceneritore, visto che abbiamo dei soldi, però. Vi stavo dicendo, ragazzi. Devi dichiarare quel fucile. Hai qualcosa addosso? Ancora in prova. Bene. Un problema in meno per me. Puoi riprendertelo quando esci. Beh, in realtà noi ce l'avremmo un bel fucilozzo pronto a sparare, però non lo dichiariamo. L'inceneritore nel seminterrato, da questa parte. Vai. Insomma, ragazzi, penso sarà una storia a ritroso, almeno per questo inizio. Parti. Quindi io vi chiedo... Giorgia per un po'. Lui è appena uscito dal servizio. È più di un anno che mio cugino cerca di farsi prendere. È partito due volte con la Marina, ha le medaglie che gli escono dal culo e il governo gli ha risposto grazie, ma no, grazie. È la più grossa stronzata che abbia mai sentito. Che tristezza. Un bianco timorato di Dio non trova lavoro, mentre un negro che barcolla viene assunto al volo. Barcolla. Barcollo ma non mollo. Dicevo, ragazzi, sarà un po' una storia a ritroso, ma so che all'inizio adesso sarà un po' chiacchierosa, tante... Insomma, questi dialoghi ci servono a capire un po' la storia dei personaggi. Poi io vi aiuterò quando entreranno sicuramente. Spero che non vi stiate facendo le seghe a vicenda là dietro. Sì, guarda questo, proprio un lord inglese. Vaffanculo. Sì, sì, bro. Cazzo. Madonna, tre parolacce in tre secondi. Washington lo sposta in continuazione con la scusa della guerra. Oggi è qui, domani va a Dallas, poi torna indietro. Non capisco che senso abbia. Non lo so, però qua, ragazzi, è pieno d'oro e noi dobbiamo probabilmente fare un colpo qui. Eccoci. Però non capisco qua. Perché dobbiamo andare all'inceneritore. Ok, seguiamo sta guardia che sembra sapere il fatto suo. Noi siamo con Little Tony, Giorgi. Vabbè, vediamo un po' che dobbiamo fare. Fatto sta, ragazzi, che abbiamo capito che stiamo facendo un favore a Sammy, il boss della Mala Nera. Non l'ho mai fatto prima. Pensavo fosse più grande. L'importante è che funzioni. Da problemi solo quando si intasa la canna. No, perché bruci i soldi, Massimo? Che caldo che fa. Usavamo il carbone. Oh, è il segnale. Ma un annetto fa siamo passati al cherosene. Ha una fiamma più costante. È venuto un tipo e ha provato a convincermi a passare al cherosene. Gli ho detto che non mi interessa. Non lo ero anch'io finché non ho visto questo. Aspetta, almeno con il cherosene non... Boom! Dio, quello sì che era un coglione. Madonna. Dobbiamo muoverci. Danny ed Ellis arriveranno a momenti. Un attimo solo. Vai, ragazzi, stiamo aspettando certi Danny ed Ellis. Vabbè, apri sta porta. Non capisco perché stiamo bruciando i soldi, però va bene lo stesso. Vediti di non fare casino. Non voglio ritrovarmeli addosso. Ti preoccupa. Posso fare il mio lavoro. Siamo dei Marine. Veniamo dalla guerra in Vietnam. Pensa se mi spaventano queste guardie un po' così. È presente quella casa che stiamo affittando? Che qua. E che dovevano andarsene in due settimane. Cioè, raga, guardate i lingotti d'oro. Inizia a darmi addosso. Mi dice che il contratto gli dà diritto a un preavviso di 30 giorni. È mi vero. Chiede come fa a trovare un altro posto in due settimane. Allora, dai, Ranger, vieni qua con quel non cappello. Non ho trovato niente. Ma con chi stai a parlare, scusa? Parlava, o forse parlava con qualcuno che non c'era, però. Possiamo cambiare arma, ragazzi?
Come potete vedere, dal punto di vista del gameplay è molto simile a GTA. È molto divertente da questo punto di vista. Avanti, io spero che la storia sia all'altezza. Bene o male, Mafia è sempre stato uno dei giochi più interessanti dal punto di vista della storia. Cazzo, mi piace questa musichetta. La combinazione di scaletta funzioni davvero. Quindi, ragazzi, aspettate qualche puntata per decidere. Io cercherò di portarvela sempre al meglio, lo sapete. Poi spero che non faccia cagare, ma io ho grosse aspettative. Vai, Little Tony, qua suona tutto. Che mi venga. Dacci dentro, Godzilla. Dai, apri sta cassaforte. Sembra una barzelletta, ragazzi. Che ci fa un italo-americano, un nero in un covo di una banca? Però la combinazione ce l'ha data Scaletta. Io penso che si tratti di Vito Scaletta. Oh, big money. Io mi occupo di questa stanza. Tu prendi quello che puoi da fuori. Quando il buco col trapano sarà finito, inizieremo a calare la roba. La troia, ragazzi. Tra l'altro, a proposito di GTA, anche in GTA 5 iniziavamo il gioco con una rapina. Hai fatto scattare l'allarme. Non sapevo che questa gabbia avesse un sistema diverso. Va bene. Noi teniamo a bada le guardie finché Danny non avrà finito il buco. Ehi, possiamo ancora farcela. Dai, non ce la faccia convinta, ma io ci credo. Io credo in lui. Ragazzi, io vi ricordo sempre che se superiamo i 20.000 mi piace entro oggi pomeriggio, vi metto 3 video, eh. Secondo me vale la pena. Comunque, iniziamo a sparare e a menare le mani. Dai, fatevi vedere. Aspetta, mi devo un po' prendere. Devo prendere la mano col feedback delle armi. Quello sta a ballare la Macarena. Ok, c'è no. Ah, quello lì morto è quello che abbiamo fatto fuori prima. Tira fuori la testolina, baby. No! Sono usciti tutti insieme! Insomma, quindi, ragazzi, date un po' qualche secondo alla storia per ingranare. Quando ci saranno, perché sicuramente ci saranno, vi ho già detto, se Scaletta è Vito Scaletta, che era il protagonista di Mafia 2. Insomma, per tutti quelli che magari non hanno giocato e non conoscono questa trilogia, vi aiuterò sicuramente io. Quindi non vi preoccupate, ragazzi, ma poi lo sapete, io le serie le porto sempre al 100%. E questa è una serie vecchio stile, porca vacca. Io mi prendo pure il fucile a pompazza. Questa volta vi abbiamo fatti davvero incazzare. E t'hanno sparato. L'unico modo per sopravvivere è recuperare le armi in quell'armeria. Apri quella porta. Li copro io i nostri culi. Ok. Al mio vecchio verrà un infarto quando lo scoprirà. Cazzo. E intanto, ragazzi, ammazzo questi perché, cioè, non capisco perché loro sparano per uccidere e noi no. Proprio infamissimo, ammazza la gente morta già. Dammi quella merda. Comunque, troppe parolacce, ragazzi, non mi fate chiamare la polizia. Dobbiamo scassinare. Però non capisco perché in queste foto c'è Lincoln che c'ha tipo uno sgaro in testa. Guardate che capelli fluenti e boh. Mi piacciono. Non mi piacciono in realtà, però dirò che mi piacciono tantissimo. Yeah. Guarda qua che genio dello scassinamento. Cioè, ragazzi, sono un mafioso, un ex marine e uno scassinatore. Cioè, ma ho anche dei difetti. Ok, io direi di prenderci intanto qua, che è solamente per le emergenze. Io direi che questa ne è una. Abbiamo preso una mitragliatrice leggera. Vai col fumo, dai. Così sei divertito. Ho visto di peggio in Vietnam. Un po' di fumo non vuol dire niente. Stai vicino al cavo. Pensa al trapano. A questi stronzi ci penso io. Pensa al trapano, io penso altro, però vabbè. Oh, che è quelli? No, stanno lì? Non so, ragazzi, sto sparando a caso. E penso che ho fatto bene. Aveva uomini dappertutto. Uno di loro lavorava in una lavanderia e rubò le uniformi che George Marcano e Lincoln Clay indossavano durante la rapina. Ok, allora abbiamo capito. L'altro era un inserviente alla Federal Reserve e fornì loro una piantina approssimativa. La rapina alla Federal Reserve fu programmata perfettamente e non sarebbe stata possibile senza il coinvolgimento di Sammy Robinson, Lincoln Clay e il resto della mafia nera. Oh, bene, ragazzi, abbiamo capito qualcosa. Però questa qui è una settimana al martedì grasso, quindi una settimana prima del colpo che abbiamo visto. Quindi vedete, stiamo tornando un po' indietro e questi personaggi ci stanno insegnando, ci stanno facendo capire, insomma, le cose per ricostruire la storia. Proprio così. Ah, qui eravamo appena tornati. Ero un marine nel Pacifico. E credimi, anche se sei a casa, non significa che sei tornato. Hai capito? La gente qui non
Non può capire. Non capirà mai. Ehi, tieni il culo fuori dai guai. Infatti, tieni il culo fuori dai guai. Una settimana dopo stavamo a fare una rapina al cavo della polizia. Ehi, bambola, chi è qua? Scusa il ritardo. Sono rimasto impantanato sul ponte. Non ti preoccupare. Mi scusi, signore, sto cercando il mio fratellastro, Lincoln Clay. L'ha visto? Una volta andava in bestia anche per un minuto di ritardo. Baciami il culo, eh. Eccolo qui! Com'è andato il viaggio? Considerato che è la prima volta in 4 anni che nessuno mi dice dove andare, cosa fare o come farlo, è stato fantastico. Come va con il vecchio? Dai, non farmi parlare di papà. Deve togliersi le fette di salame dagli occhi. Come al solito, allora. Cazzo, fratello, tu non hai proprio idea. Merda, Alice è una meraviglia. Proprio come l'ho lasciata. Persino io so che non si scherza con la tua auto. Ok, forza. Voglio andare a casa. Ok, beh, come macchina siamo messi bene. Percorsi, ok, scegliamo il percorso. Quello, ragazzi, ha detto fratello, papà. Penso che a sto punto siamo tipo fratelli, o a meno che non ha utilizzato tipo fratello come nel gergo yo-yo nigga yo. Comunque, abbiamo una macchina spettacolare per i tempi. Woohoo! Si parte. Dammi come se la cava. Quando è arrivato il telegramma sul tuo ritorno a casa, hai nervi a fior di pelle. E se l'aereo cade, e se il treno è in ritardo, e se lo richiamano indietro. Poi si metteva davanti alla finestra della cucina a bere il suo whisky, come se si aspettasse di vederti arrivare sul marciapiede. Oh, non dire che te l'ho raccontato. Non lo farà. Dopo ma... Oh, attenzione! Cazzarola. Vabbè, mi do abituato. Guarda come scoda sta macchina. Ti dicevo, dopo mamma, cazzo, sai com'è diventato. Dopo averti visto sarà felice. Vabbè. Mamma, papà, ragazzi, ma quindi Sammy lo chiamiamo papà? Cioè, lo riteniamo un po' il nostro padre? Vabbè, siamo orfani, quindi mamma e papà non ce l'abbiamo. Attento alla polizia! Infatti, ragazzi, la polizia era un cavolo. Mi ricordo, in Mafia 1 la polizia era una cosa assurda. E avevi il limitatore di velocità. Ma poi ve lo racconto. Certo. Si sono spostati a Empire Bay un annetto dopo la tua partenza e hanno iniziato a vendere erba. Mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se ne volevo. Io dico, certo, per quel che mi riguarda sono soldi gratis. Poi un mese dopo Marty mi ha scritto che erano passate all'eroina e che cercavano un socio da queste parti. Cazzo, la macchina è tua, spaccala finché vuoi. Vabbè, è una bottarella, una tamponata. Sammy non l'avrà presa bene. Non gli ho mai detto dell'erba, di quella non frega niente a nessuno, ma di questo dovevo avvertirlo. Non ho fatto in tempo a finire che si è messo a gridare che non vuole avere i federali tra le palle, che mi sono bevuto il cervello e mi sono messo a spacciare tra i ragazzini del quartiere. Noi non vendiamo droga ai ragazzini! Come se avessero soldi. Scherzi a parte, l'eroina è roba piuttosto seria. Conoscevo dei tizi in Vietnam che ci sono andati sotto. Alla fine hanno fatto incazzare la persona sbagliata e ci hanno rimesso la pelle. Lo so quanto è pericolosa, cazzo. Per questo voglio parlare con Giorgi. Figurati se salti da retta. Giorgi dice che può impedire al suo vecchio di scoprirlo. Giriamo alla larga da Lollo e da Frisco, vendiamo nel French Ward. Lo zio di Giorgi non dirà un cazzo finché gli diamo una fetta. Non lo so, Giorgi è uno a posto, ma l'eroina non è uno scherzo. Vieni con noi. Sono sicuro che dirà di sì se dividiamo in 3. Vedremo. Per adesso voglio stare in disparte e capire la situazione. Sì. Ok. Praticamente, ragazzi, il buon Ellie qui ci ha offerto di fare da spacciatori di eroina. Forza, in delle zone diverse, davanti, però. Non voglio che il tuo culo da eroi di guerra passi dal retro. Ah, bello, io entro sempre davanti e dietro, basta che entro io. Guardate chi ho trovato a chiedere l'elemosina davanti alla stazione. Ehi, ciao. Ciao. Ehi, ti ho mandato a prendere Lincoln Clay. Non il negrone che se l'è mangiato. Merda, vecchio. Finalmente un posto dove sapevano cucinare. Bentornato a casa, figliolo. Come stai? Starò meglio dopo aver bevuto un po' di quel whisky. Hai sempre amato il whisky di frumento. Vorrei fare un brindisi, ragazzi. Alle pannocchio in culo. Mio padre diceva citazioni. Che il valore di un uomo si misura con il segno che lascia nel mondo. Ah, pensavo il segno che lascia per quando terra. Quando Lincoln mi disse che si sarebbe arruolato, io ero contrario.
Troppo pericoloso, dissi. Lascia che combattano la loro guerra, dissi. Ma poi capì che Lincoln aveva bisogno di lasciare il suo segno. Ed è proprio ciò che ha fatto. Sono così orgoglioso di te. Per Lincoln! Bentornato alla Maison! Per Lincoln! Bentornato alla Maison! Ah, qua tutti felici, ragazzi. Ma questo penso sia il covo della mafia nera. Vabbè, però siamo tornati a casa. Adesso vediamo se riusciamo a fare la differenza. Grazie, Lincoln. Ho pregato tanto per te. Lo apprezzo molto, padre. Grazie, Morgan Freeman. Allora, chi ha voglia di devastarsi? È difficile spiegare cosa si prova tornando dalla guerra. Così è proprio Euforia. Morgan Freeman. Paura. Colpa. E questo, ragazzi, è importante perché quello che vi dicevo prima, la guerra in Vietnam ha lasciato un segno incredibile nella cultura americana. Immagina di essere intrappolato in una stanza buia e non puoi scappare. E ogni paura, ogni incubo che hai mai avuto è là dentro con te. Non c'è via di fuga. Da niente. E poi un giorno si apre una porta e sei libero di andare. Così, di colpo. Il problema è che hai fatto pace con il terrore, con la paura di morire. E ora parte di te non riesce ad abbandonarla. Ma che altra scelta hai? Tutti i soldati attraversano quella porta. In un modo o in un altro. Amico, quel whisky farà male domattina. Diavolo, e tu dormici sopra. La stanza è come l'hai lasciata. Mi piazzerò in cantina. In cantina? E perché cazzo vuoi dormire là sotto? Ci vediamo domattina. Ah, amico, la guerra deve averci mandato in pappa il cervello. E vabbè, sbronze a parte, siamo tornati a casa, ragazzi. Quindi non ci resta che andare a dormire nella cantina, nel seminterrato. Beh, scelte un po' estreme, però magari veniamo dalle brandine del Vietnam. Abbiamo un po' capito com'è la situazione, siamo tornati a casa. C'è Sammy, il nostro padre spirituale, chi ci ha accolto nella sua vita dopo che ci hanno cacciato dall'orfanotrofio. Siamo quindi andati a fargli un favore. Apparentemente, da quello che abbiamo giocato all'inizio... Oh, sfondato tutto. Oh, lì c'è qualcosa di Playboy. Cioè, almeno il simbolo è il coniglietto. Ah, abbiamo trovato un giornaletto. Vediamo un po' che cos'è. Ecco, questo intanto è il menu. Cose magari non può interessare a molti, però... C'è la lista omicidi che non conosciamo. Le risorse che non conosciamo ancora. Diari collezione, penso che sia questo. Vediamo un po'. No, tutti i giornaletti un po' zozzi. Playboy. Ah, va? Che ce lo possiamo leggere? Zio! Zio! Ragazzi, qua, scusate, ma... Devo censurare, perché sennò mi rimuovono il video. China Doll! Sì, e beh... Poi comunque noi apprezziamo il fascino vietnamita, visto che torniamo da là. Ah, quindi proprio così, ragazzi, mi immagino le pippette che si faranno alcuni. Comunque, insomma, ragazzi, quello che abbiamo giocato all'inizio probabilmente è un flash forward rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. Insomma, ci saranno dei salti temporali e penso che poi metteremo tutto... vediamo un po' sta Vargas che cos'è. Uè! Uè, ragazzi! Porca vacca! Mazza, questa... Che cacchio c'ha? Vabbè, non ci pensiamo, torniamo a noi. È difficile concentrarsi. Andiamocene a letto, vattene a dormire, va. Ah, ma ho capito perché volevi venire in cantina, vecchio trapano. Bravo, vattene a dormire in cantina con Playboy. Vabbè, insomma, ragazzi, quello lì penso che sia stato il favore che abbiamo fatto a Sammy, che aveva qualche debito con la mafia. Scopriremo di più anche perché c'è quel tizio che viene... interrogato dalla corte. Scopriremo che cosa ha fatto questo Clay Lincoln. Ragazzi, io vi ricordo 20.000 mi piace sotto questo video entro il pomeriggio, entro le 17. Ve ne carico un altro oltre alle 17, anche alle 20. Appuntamento ai prossimi video. Saluto a tutti, Max Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.